In questo caso io vado a utilizzare solamente l'interno, quindi togliamo il guscio e mi faccio aiutare da un aghino per l'innesco. Questo ci permette di tenere il mollusco fermo. A questo punto prendiamo il nostro amo, lo andiamo ad appuntare sull'aghino come si fa con qualsiasi anellide e piano piano cerchiamo di trasferire il cannolicchio sul filo. È solamente un appoggio momentaneo e senza sfilarlo, se ci riusciamo, piano piano è indispensabile l'utilizzo del filo elastico, andiamo a stringere con svariate spire il nostro innesco. Partiamo dal basso, saliamo e chiaramente ora il ferretto all'interno, il nostro aghino all'interno, ci permette di stringere in maniera molto serrata il nostro innesco. Una volta che arriviamo in cima andiamo a fare qualche giro in più in modo che rimane bello saldo, sfiliamo dal ferretto il nostro cannolicchio e praticamente l'innesco è ultimato. Inseriamo per bene l'amo all'interno e questo è l'innesco finito del nostro cannolicchio senza guscio, per cui questa è la terza esca, estremamente appetibile alle orate, estremamente voluminosa, che andiamo a lanciare in acqua.